Buongiorno, eccoci qua. Buongiorno, buongiorno, come ho smischiato la voce. Buongiorno, buongiorno ragazzotti. Un attimino solo che ho acceso di fretta e furia. Ero in bagno a ballare l'alligalli. Eccoci qua. Questo lo sistemo dopo. Ventilatore, aiutami tu. Grazie mille, ventilatore. Eccoci qua. Sembro un pazzo drogato. Però tutto a posto, tutto nelle norme. Come state, ragazzotti? Eccoci qua, bentornati. Oggi non vi porto Warband, nonostante farò un'oretta e qualcosa di live appena, visto che iniziamo tardi. Però almeno non vi porto Warband e rimettiamo mano anche su Insurgency, perché comunque mi mancava, ragazzi. Mi mancava abbastanzina, quindi perché non portarlo? Dico io, non lo so. Tra l'altro partiamo a cannone, perché veramente il tempo è quello che è. Ah, tra l'altro, doppio XP, questa è tanta roba. Pistoleri non ci interessa, anche se consiste... Evolvere ed esplosivi. Ah, molto figo in realtà. L'idea è molto carina, però non ci interessa per ora. Solo quando la squadra è già un obiettivo. Frontline, ok. Perfetto, anche questo lo mettiamo. Dagli tutta. Eccoci qua. Come state, ragazzi? Come va? Come va? Sono tornato dopo secoli. È stata una settimana appunto particolare per chi ha seguito o saputo. Per quello sono stato un po' assentino. Però ecco, ritorniamo su Insurgency, ritorniamo pomeriggio su Tarkov. Una voglia matta di giocarci, ci giocheremo. Ci giocheremo sia da soli che in squadra, probabilmente. Quindi, tanta roba. Tanta roba. Warband anche mi ha preso un sacco e c'ho voglia di giocarci. Ma, volevo anche cambiare un pochino le cose da vedere sul canale. Comunque, troppo concentrarsi su un gioco. Poi, sì, come Warband, che appunto, probabilmente è più bello da giocare che da vedere. Lo capisco. E quindi non mi andava di concentrarmi solo su quello. Era proprio uno spreco. Era proprio uno spreco. Tra l'altro adesso stiamo cercando di accendere il mio tablet per vedere che cacchio è nella live. Sta andando tutto però. Sta andando tutto un po' a due frame, non capisco perché. Non capisco perché sta andando tutto così, un po' malino. Che c'ho granate di ogni tipo qua. Ai ai ai. Arca miseria, stavo cercando di fare il salto del destino, invece no, sono morto come un pirletto. Prendendo pacchetti? No, non sto prendendo pacchetti. No, stavo cercando di capire quale fosse il problema, ragazzi. Per il quale mi andava un po' a merda il gioco. La mano non so come metterla. L'ho preso però, strunzetto. Sono un po' riabituato alla disabilità. Porca miseria da dietro, lo sapevo io, maledizione a me. No, un russo. Andata alla finestra, bastardo. Però l'ho accecato al tipo. Perché non ho accecato pure il russo sopra, però? Questo è un mistero. Questo è un mistero. E non mi dici le cose di Prime, di Prime Video, mi è scaduto, maledetti. Perito le sondate di... Le sondate! Esondare come i fiumi. Che cos'è questa? Una vecchia piscina? Che cos'è? Una piscinetta interna? Quei laghetti bellissimi estetici che ci sono, bello. Ah, oh, è morto. No, Rantola. Guarda come sta chinato. Lui sì che ne sa pacchi. Brava! Bravo, doppia. Ti stanno pacchi. Sparami
sparando. Bravo, minchia. Più che ne sei a pacchi sul serio. Ti corrono presso, ti stanno cerchiando. Guarda, se lo ritrovo davanti. C'è dietro, c'è dietro, c'è dietro, c'è dietro. Porca miseria, mi sono cagato in mano io per lui. Era palese se ce l'avessi dietro, purtroppo. Devo abbassare un po' la sensibilità. Temo, spero di non far figure di merda oggi su Tarkov, perché non gioco a un FPS da più di una settimana. Cioè, ho giocato da Tarkov, ho fatto due partite nel frattempo che dovevo aspettare un pranzo. Quando ero tornato l'ho fatto offline, perché non avevo tempo per andare, eh. Ho detto solo per tenermi la mira buona, ma un macello. Qua non ci gioco da una cifra, eoni di tempo. Avevo detto pure, se no, di portarmi coso, portavo Super Hot, Control Mind, Mind Control Delete là. Il secondo, ma però ho detto, però per cambiare, se no porto sempre le solite cose. Già ho fatto poche live, porto pure sempre le solite cose e qua non usciamo più. Allora ho detto, facciamo Insurgency di nuovo, porca di quella miseria. E Crossing non è male come mappa in realtà, eh. Io prego solo che non capiti Tell, perché Tell la prima parte è brutta forte. Bub, carina. È di meglio, però è carina. Citadel anche mi piace un sacco. E Tideway è carina, difficile ma carina. È fattibile. Crossing anche è molto complessa, però è molto figa. Può offrire molte belle cose. Tra l'altro è dove è ambientato il video che ho messo sul canale. La partita montata a puntino. Se non l'avessi vista, andatevela a vedere perché merita un casino. Tra l'altro devo finire di caricare un po' di live in past sul canale che ho aperto nuovo appositamente per le live in past broadcast. Così le trovate lì e sul canale principale le levo man mano. Le ho comunque in privato, per cui nel senso se un giorno, un domani qualcuno avesse interesse, io gli potrei mandare i link e qua facciamo desert. Eh sì, eh sì, eh sì, eh sì. Il tiratore me l'hanno inculato, bravi. C'è qualcosa che non va, sta andando a rilento questo giochino oggi. C'è qualcosa che non va. Non sono. Sta facendo fatica a caricare in una maniera allucinante, ragazzi. Ma proprio forte. Andiamo da Molitore, dai. E l'enemista, beh, un attimo però, eh. Che bel signore. Salve, posso sparare una grana in testa, come quella famosa clip con un perfect timing fatto dal nostro caro amico Boccetto. Orca putena, che paura, ma siamo scemi? Tu sei un coglione. È un'area riservata. Ah, è push al contrario. Cioè, push, ma partiamo. Cosa? C'era il fumo a casa mia. Vorrei la killcam, il VAR vorrei. Papa Smoke, come si chiama? Io credo ci fosse del fumo lì. Comunque il G36 mi fa un po' cagare, se posso dire. Ha giusto un pelo, eh. Però non è che ci sia tanto meglio, eh. Cioè, l'AUG pure mi ricordo che non è che ci ho fatto faville. Aumenta la velocità, diminuisce il fire rate, ma non mi interessa. La penetrazione aumenta, anche se non ho idea del perché. C'è la volata più veloce. L'AUG su carta è meglio, mettiamo l'AUG, ragazzi, devo dire. Lancia esplosivi. Anche sì. C'è qualcosa di strano nel come sta andando il gioco. Non vi so dire cosa, ma sono abbastanza convinto che ci sia. A parte i pacchetti che. Una perdita di connection mostruosa. Credo di aver colpito nessuno. Preso.
Ricarichiamo ancora. Sto palazzino io vorrei salire. Fatemi assalire. Cazzo che mira. No. L'ha già preso però, amico mio. Porca troia, non t'ho visto. Mitragliatrice leggera. Minchia. Oh, buongiorno a tutti gli spettatori, benvenuti. Aiaiai, il mio occhio. Ha fatto la guerra, ma solo lui però. 35 secondi. Ah, che palle. State su, vai, liberatela. Non l'ha liberata, è morto. Popanda però, che fai? Ammazzi Isabella. Maledizione. Oh, proprio non c'è più religione. Una granata, attenzione. Bravi, così vi voglio. Guarda con questo fucile totalmente insensato. Push, push, push. Push, push, push. Come la canzone, push it, push it. La possiamo fare, ce la possiamo fare. Dobbiamo credere in noi stessi. Adesso ce la inchiuppano, eh. Auto team balance. Tipo. L'ha già preso. No, l'ho preso io. Dai, ditemi che l'ho ucciso io, per favore. Mi sparano. Ditemi che l'ho preso io, cortesemente. Non mi fate incappellare, eh. E qua. Parato però io con lanciagranate. Se non è arrivato il colpo, siete dei pezzi di merda. Guardate come Battlefield, che il tuo corpo è legato alla tua. Battlefield 3. Su quanto mi ricordo se non ricordo questa cosa. Battlefield 3, i tuoi lanciarazzi e le tue granate erano legate alla tua anima. Se tu sparavi con un lanciarazzi e lanciarazzi e morivi, il colpo spariva. Era legato alla tua anima su Battlefield 3. Belle cose. Belle cose. Tra l'altro, Battlefield 2042, che ne pensate? Che cosa ne pensate di Battlefield 2042? Intanto. Un'intimidazione. Drop your weapon. Con questo accentino molto medio orientale. Prego e spero che tu ci sia morto. Se non ci sei morto è grave. Ah, un gamberello stava vicino vicino. Mi sa che l'ho ucciso a quello laggiù, eh. Però non so se con lanciarazzi o con i colpi pum pum. Oggi pomeriggio chissà Tarkov che cosa ci regalerà. Sono proprio curioso. Sono veramente molto curioso di cosa ci regalerà. Supervisore, datemi sto supervisore cortesemente. Voglio fare faville. Faville. Aspetta, fammi vedere che c'ho. Altre armi ci avevo, l'HP84. L'Axu. Lo vuoi tenere? L'S52 una volta lo voglio provare. Però. L'Alpha K è veramente tanta roba. Più che altro perché mi ricorda la K che voglio da Soft Air, che è molto interessante. Ridi contact sound un'altra volta. Ti sfido due volte, ti sfido. Figlio di tua mamma.
solo contact out un'altra fottutissima volta. Semi-cheat. Assassino! Sono un cazzone pieno d'acqua. È vero che qua usciamo subito su di loro. Maledizione. Ho dimenticato la... Era come rotola. Mi serve una fumogena. Dammi la fumogena. Qua è scomparso il tasso. Io non so che cazzo hanno fatto. Non lo so davvero. C'era il tasso lì per fare esca. Se dovessi premere esca io effettivamente. Voglio fare una kill con la Werrod. Smogo! C'è una grata poi per caso, no? Oh shit! Qualcuno mi dice non eri l'unico però ci. Pignata! Ho buttato un caricatore. Ah. Mi dirà su Magnifer. Ah, l'ha peccato. Il colpo era su di lui. Peccato, cazzo. Peccato forte. Porca miseria. 7-2-5. Ho fatto solo una kill. Quindi di quelli che sono passati prima e hanno crossato non ho ammazzato mezzo. Va bene. Però no, aspetta, è del round le kill. Se non erro, no? Ho detto una cazzata. No, no, no. Sono totali. Che tosse brutta, su via però. Un busco fan, qualcosa, prenditelo. Benagol. Poi una Benagol fatta di piombo. Incamiciato. Vediamo Hakim. Giorgio Hakim, è proprio un nome. Non è medio orientale come potete pensare, è pugliese. Con l'Ace 52, bravo ragazzi. Fammi vedere come spari con l'Ace. Un lace. Drone. Ah, le tiravo. Vabbè, infatti era un nemico, lo diceva drone. Però non capisco perché sentiamo anche la radio dei nemici. Mi sfugge sto particolare. Il leader. Il guardo. Mi piace il guardo. Perché siamo partiti così lontani, però? Porca miseria. Siamo a 70. Cioè, 170 metri, capace che arriva a 10 metri dall'obiettivo. Muoio. Devo rifarmi tutto. Fammi spawnare tipo a queste casette qua, ecco. Smogo. Che volo che ha fatto quello. Mi sono un po' cagato sotto, se posso dire.
Dove là c'è sta qualcuno? Ho visto una fiammata. Ah, ammazza che timing, perfetto. Però si è buttato al ponte e sopravvissuto comunque, vorrei far notare. Bravo. Ah, peccato. Sono arrivati in 700. Peccato, da lì potevo fare una strage, minchia. Erano 5 kill praticamente assicurate. Peccato, cazzo. Buona però, bella azione. Facendo un bel giro. Madonna, so te quanto mi manca, porca miseria. Se non rischiassi l'infarto per il caldo, ci andrei. Good luck out there. Che belli il loro accento inglese. Oh cazzo. Non morire per la mia granata. Please. E beh, voglio dire. Oh shit, c'era uno sdraiato lì, minchia. Chimera. Anche nel mio clan, nel mio club di software ce ne si chiama Chimera, anche se penso sia abbastanza comune come nome. Sto facendo belle azioni, quelle prima peccato andata in vacca se avrei sterminato 18.000 persone, praticamente. Leader. Vai con questa F1. Peccato, minchia, dove stava? Non l'ho visto mica. Un po' troppo distante. Non hai neanche un buon mirino per farlo. Vai, pusha Gecko, pusha. Ah, era uno smoke, ok, meno male. Anche se l'ha comunque impiantato nella schiena, voglio dire. Buona cosa la smoke fumogena. E lanciare fumogena è tra l'altro ottima stazione con i cosi. Con il gas. Buono davvero. Bravi. Bella combattuta. È una bella partita comunque. Ma scivo dirti più, siamo in discesa fisica. La roulette granata. Cazza bubolo. Honey Badger, c'è qualche granata? No. Ehi, ehi.
Non credo di essere mai arrivato in questa porzione di mappa io. Cazzo, da dove, oh? Ma dove? Non l'ho visto, raga, ma per niente proprio. Ah, lì dietro al muro, ok. Non l'ho visto, stava lì all'angoletto del muro. Bastardo. Non ero mai arrivato in quella porzione di mappa a giocare. Ci avrò un centinaio di ore quasi. Penso. Forse anche di più. No, ho perso il conto. Devo controllare. Andiamo a vedere il mio. No, aspetta, che andiamo a vedere mentre quante ore manca. Vabbè, sì, dai, possiamo farlo. Sì, 20 secondi. Lo facciamo dopo. E guardala come rotola. Prendi quella granata fumogena e può tornare comodo. Bravo, ragazzo. Vai, vai, vai. Sfoga tutto. Guarda che gran squadrone. Bella, sta una bella partita comunque. Bella combattuta. Qualcosa non va nel loading delle cose. C'è un di freeze strani. Ordina raffica di missili. Ok, d'accordo, buono. È forte. Uno è l'ordine, è il comandante. Isabel è l'operatore radio che ha fatto la richiesta effettivamente fisicamente. Molto carina questa cosa. Molto bellina. Lollo, se mai dovessi vedere questa live, io non vedo che vieni a giocare anche tu qua. Tra qua e Tarkov. Watch out. Watch out, watch out, watch out, Randy Orton! Oh shit. Attaccato. Ah, vabbè, col coso, poveraccio. Ma io sto fermo, è finita la partita. Ancora mi arriva il fuoco amico dei missili. 6 kill in questo round, ma 6 kill belle. Molto carine queste kill. Oh, livello 68 tra l'altro, buono. Datemi i soldini. Beh, non lo metterò mai quella che. Non lo metterò mai. Ma proprio mai. In de vita mai. 15.000 punti esperienza, perché ci abbiamo doppi, mica per altro. No, no, ma siamo pazzi, Tel. Questo, di nuovo, supervisore tanta roba. Poi questo alfa, madonna, quanto piace l'alfa K, è fighissimo. Una volta devo fare. Metto la foto su Instagram perché su Twitch, su YouTube non c'è problema, ma su Twitch dalle armi da fuoco non si possono far vedere, rischio ban, per cui non la faccio vedere. La farò vedere su cosa. Su Twitch vi metto le foto.
Ecco fatto. Pardon. Eccomi, di gran carriera. Wow, quanto va bene sto gioco. Non capisco veramente, però passa un po' di tempo. Ai tempi quando chiedevo, il fatto che i sviluppatori non davano notizie riguardo l'uscita su console. E molti rispondevano, è già ottimizzato male su PC. Figurarsi su una console. E io sono un coglione. Ma a me, boh, ripeto, è passato anche tanto tempo da quando ricevevo quelle risposte. Quindi magari l'hanno fissato, ma a me sembra che gira bene, cacchio, cioè. Cioè, probabilmente uno dei giochi che mi gira meglio. Orca troia! Che brutta scena! Che schifo! Sto facendo cacare. Qua mi serve la flash. Torna da me, flash. L'asphalt mi piace molto. Come rado e tutto è molto carino. Il problema dell'asphalt è la precisione. Il danno, vabbè, ci può stare. Compensa molto con il rateo. Però. Però la velocità di. La precisione è veramente una roba obbrobriosa. Il che è una gran puttanata comunque. E posso asserire ciò. Mamma mia! Orca troia, l'unico angolo che non ho visto, porca miseria. Cazzo di sfiga. Che picciu. Il ping non sta andando benissimo, però non so perché, non c'è niente da downloadare. Pronto, sì che sono pronto. Dove cazzo stava? Non l'ho visto. Maledetto, ma non si vede una scippa. Guardalo, infame, non ti vedevo, non ti ho visto. Charles Carmichael. Bella, vabbè, non c'era bisogno di tutti quei colpi comunque. Era per infierire.
Stai girando la parte sbagliata. Destra, destra. Pure qua, sì, c'hai ragione pure te. Fammi vedere che magari se voglio passare al lato sinistro a me mi fornisce informazioni con la sua morte. Non me le fornisce più. Quattro ondate, è poche, eh? Poche, veramente poche. Questa mappa è molto complessa. Fattibile, ma complessa. Questo è il problema che dico sempre, non so mai dove guardare. No, cazzo, pezzo di fango, te sei giocata molto bene, però sei un bastardo. Dovevo flashare, dovevo flashare, lo sapevo. Porca troia, peccato, poteva essere l'azione della vita, era fighissima. Una bella situazione proprio. Vabbè, c'è bisogno di infierire così. Tanto non gioco e c'ho i riflessi morti. Cazzo, peccato, avevo fatto una bella azione e uscivo così a minchia poi dopo. Avrei tirato quello fo il lancio forte avrei fatto. Non quello da vicino. Ma io credo che con tutti questi russi siamo finiti in un server dei russi, effettivamente. È l'unica cosa che mi viene in mente perché stanno effettivamente troppi russi. E spiegherebbe anche perché il mio ping non è proprio fulgido come una rosa. Pezzo di fango, l'ho mancato perché devo fare un headshot, mannaggia a me. It's clear, it's clear. Bella.
Ah, se avevo preso il coso per l'hitbox, mi suicidavo, penso. Arca troia, che coglione, devo rimanere nascosto. O sdraiarmi al massimo. Avevo fatto sta doppia in ADS, che era incredibile. Peccato, ho fatto una bella action. Una bella bella action, peccato. Uff. La multicam, secondo me va bene qua la multicam. Bello, l'MK18, dagli tutto. Aspetta, però l'MK18 voglio mettergli quello con l'olografica. Potremmo anche però c'è anche da dire che è effettivamente comoda la flash qua. Perché se no stavo pensando metto il TAR. Tanto lo userei in singolo e qua in automatico posso benissimo campare. Non ho pistole tra l'altro, però mi sa che tanto vengono tutte un punto. Quindi a posto così, ragazzotti. Oh, siete scemi. Ho ucciso, mi sa. C'è una capoccia lì, quindi presumo di averla ucciso. Ah, cazzo. Peccato. L'ho smirato di un pelo. Attenzione, gli hanno fatto un hit e è sopravvissuto. Caspita. Guarda l'M4A nudo e crudo. M4A1. Che carino che... Non qua dietro il fumo, raga. Proprio lì. Vedete una granata, fatelo. Cheat. Però con la Grisgun, madonna che bestialità. Ancora che la usano. Ma quando mai? Cioè, tra un MP5 e la Grisgun prendono. Sicuramente. Sicuramente. Attenzione, scomparso. Mi devo ricordare che abbiamo anche il nemico abbattuto da poter fare la call. Porca troia, ho sentito i passi da che non c'era niente, subito tutta a palla arrivato. Sono un po' caduto sotto, poi stavo cambiando l'arma, ci metto 6 giorni. Attenzione. Tra l'altro pochissimi, se non nessuno, usa i proiettili traccianti. E capisco anche il perché in realtà. Sto T1, il supporto per quel T1 è veramente orribile, orripilante. Cioè, quello classico è tanto bello di rialzo per il T1. Non so perché qua su questo gioco hanno messo quell'orripilante cosa. Mamma mia. Che fastidio. Mamma mia che sfondamento. L'ho rotta proprio. Pago tutto io. Arca putana, c'era il fumo, non vedevo una cippa, stavo vedendo davanti. Una bella granatina la faceva comodo, ma... Però abbiamo fatto perdere un sacco di ondate. Un sacco di ondate. Un sacco di ondate. Ce la possiamo fare, ce la possiamo fare però. Qua su, qua su, qua su.
Ecco. È sempre lo stesso problema. Non so mai dove guardare. Ci sono troppi anfratti, cazzo. Mi ha fatto volare di 7 km indietro. Pezzo di cane. There's a sniper with a M99 on the left side of the map. Ha commentato qualcosa? Squadra è prossimità e sentono anche gli nemici. Sì. Ok. No, no, dai, non losing, bravo, non losing, bravo. Oh, vaffanculo, però, si sposta in continuazione, sto stronzo, vaffanculo. Ci ho guardato lì, ma non troppi anfratti dove guardare, non si può. Questo è furbo perché si sposta anche, cazzo. Ah, peccato. Ma guarda che passo tutta. Va di negativo. Solo per cercare di fuori quello stronzo di uno sniper perché nessun altro ci prova. E da una parte posso anche capire, stanno all'obiettivo è più importante. Però famo fuori pure quella merdaccia secca. No? Ella, bravo. Cacchio è il VHS che. Fanculo. Che cazzo stai dicendo che non sei morto? Perdonami. Che cazzo stai dicendo? Ragazzi, come ha fatto a non morire? Scusate. Cioè, io tiro la granata. C'aveva la granata addosso, raga. Culo. Okay, hold on, I need to load. Ma prima non c'era il fumo.
e salite. Mo arriva qualcuno, mo arriva qualcuno, dai un po'. Io c'ho pure quelli dietro a me sono nemici, non sono amici. Ragazzi. Uff. Bella pure l'ultima. Uff, fatica. Mi ha fatto più punti. Teoria abbiamo vinto. Nella via più teorica. Bella, 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 bella. Quest'ultima pure è stata tanto carina. Una buona dose di culetto anche, perché comunque stava guardando verso di noi. Però abbiamo colto la palla al balzo e abbiamo avuto dei tempi di reazione a millisecondi, quindi va bene, va benissimo, va egregiamente. Tra l'altro dopo Tarkov vado a volare intanto su Tarkov a prendere robe e a gestire l'hideout. Facciamo l'ultima e poi stacco, così faccio un'oretta e qualcosina per non far troppo poco. Abbiamo fatto due partite ricche perché sono successo un bel po' di cosine. Un ruggito di un dinosauro è stato, si è sentito, non so se avete notato. E così dopo invece ci vediamo su Tarkov. Andiamo. Tarkov vorrei fare un abbastanzino. Alle brutte poi tanto dopo la sera quando rimango solo, l'ultima oretta magari ritorniamo su Warband o facciamo di nuovo Insurgency. Chissà, chissà, vediamo un pochino. Vediamo, vediamo un pochino. C'è tanta roba a cui vorrei giocare, veramente tanta roba. Warband io sto in droga totale. Warband sto veramente in droga totale. È allucinante, raga. Ho veramente voglia di giocarci, ho veramente... voglia di giocarci bene, di fare tanto. Sto intrippato, veramente. Intrippato, me lo sogno anche la notte. Tra l'altro devo farmi ancora lo zaino. Non c'è la roba dentro che si rovina. Qua una multicam ci sta bene, comunque. Siamo in mezzo ai boschi. Scusa, perché ho messo la multicam e... Desert dovevo mettere. Che coglione. Non posso cambiarlo, vero? Non più. Sono un coglione. Va bene con la multicam. La desert qua ci stava meglio, però. Che ci vogliamo fa? Guarda carini che siete, bravi tutti. Tutti in tinta, che bravi. Sono fighissimo io, non come quello là. E il guardo, però veramente il PG messicano. Bravo. Da che direzione arrivano? Da destra in teoria. Da di qua.
No, non arrivano da di là, arrivano da di là dove sto guardando io adesso. Dritto per dritto. Cheat. Non so perché mi ha sparato, forse mi ha detto che state buono. Parkour. Fastidio che la ricarica me la dà fallace anche dopo che ho già inserito il caricatore. Se faccio uno scatto mi si annulla ma mi leva il caricatore. Come regio? Ha salvato il cristianello gradiero di me. No, ero morto. Da lì è di, guarda. Fatto io? Fatto io, penso. Sbirati malissimo, ragazzi, che vergogna. Cazzo di vergogna, raga, l'ho sbirato malissimo. Che pirla che sono. Un pirla. Da dietro, però mi dovete coprire dietro. Copri co solo quando ti pare a te, copri. Maledetto. Ah, c'era il fumogeno, però vabbè, dai. Ah, ci sta. Hanno preso A, ma quanto sono arrivati, raga? Bravi, cacchio, bravissimi. Mi sono minimamente accorto. Incredibile, raga. Ah, ma io pensavo. Ok, scusate, no, perché. C'era quello che chiedeva per un osservatore, no? Però credo un osservatore. Nel senso che c'era l'osservatore in squadra e voleva che andasse verso di lui. Non che serviva però un osservatore che qualcuno cambiasse ruolo. Non avevo capito per quello, sennò avrei valutato anche di cambiare eventualmente.
Mazza che culo là. Sono andato nel posto giusto al momento giusto. Amico. Si mort. Io ho sparato su di lui però, amici miei. Io ho sparato precisamente su di lui. Cioè, gli ho passato il mirino sopra. Va bene. Vai, cecchinologo. Ti servi sulla lunga. Aia. Minchia, che pelo. Bravo. È svenuto, no? Giganti con lanciagranate integrato. L'hai visto, Cicchi Brighi? Questo è di Tarkov. Ah, è morto male. Cazzo. Cazzo spari. Scitta, scitta, scitta. Muoio, 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 muoio. Allora, quelli da sopra in teoria non mi dovrebbero vedere. Come cazzo ho fatto a non tirarlo oltre il basamento di cemento? Enemy's house!
Arca troia. C'è una granata sul culo comunque, non ho capito com'è. Granate, granate, andate di granate, cazzo. Vai, 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 buttategli giù il palazzo, che vi frega. Vai, 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 butta giù, butta. Vai, Peppino, spara, che magari ci dice bene, fateli fuori tutti. Questo serve, sì, però. C'è dietro il camion, dietro il camion. Orca trota, però. Lo sentiva, ma non lo sentiva allo stesso tempo. Ogni scena sta andando serve. Porca puttana, c'erano 45 persone, ha sparato e ha colpito solo me. Solo me, mi sono sacrificato per far passare loro. Maledetti. Ma tutti qua dentro è un suicidio, regà, però. La prima granata a lanciare la zia è fuori tutti. Tutti qua dentro non si può, su, dai. Io credo che ci arrivate anche voi. No, 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 no. Ma sposta il mirino, cazzo. C'è le mani di piombo, sai. E giù di me. Ah, no, 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 la perdiamo così. Morto, è morto. Porca troia, ma c'è... è passato quello, non gli ha detto niente nessuno. Passo io, mi ammazzano. Ma vaffanculo, va. Ma vai a quel gran paese di piombo che ti meriti. Vaffanculo. Cos'è questa roba? Sembra... ma c'è il calcio chiuso. Ah no, è quello di prima. Ok, non mi medico. No, sembra un M26, il lanciagranate. E non l'M26, M40, oddio. GL, lanciagranate, quello là che va, si attacca, cioè anche per attaccarlo allo SCAR. Caracca, c'è tutto il coso insieme. Mi ricordo, mi viene M26, ma l'M26 è il MAS. È il... oh, mi ricordo, devo controllare. Sono passato io, quello mi ha sparato. Ci sono passate 45 persone. Non credo mi hanno sparato. Qualcuno sta bruciando male, madonna che terrificanza. Ah, beh, dicevo io, no, perché ho fatto una raffica dai piedi fino alla testa. Un colpo almeno te beccherò. Orca troia, sul fuoco. Sono scavalcato la finestra sul fuoco, cazzo. Zero ondate, cacchio. Peccato, cacchio, peccato. Minchia. La stiamo regalando su un piatto d'argento questo. Ma perso.
E levatevi dai coglioni! Sembra il gioculo là che ha portato Karim in russo. Madonna, come si chiama? Valaska, Valaska Story, Valaska. Un'espressione colorita. E vabbè, ho rotto il cazzo però, eh. Porca trota. Dagli un po'. Dove cazzo vai, Gigi? Ah, sta già andando a prendere posizione sull'altra. Ah no, la macchinetta. Porca troia, ma ce n'è uno dietro, ma sparagli cazzo, no. Mannaggia la miseria però, che squadra di pippe. Abbiamo giocato bene all'inizio e poi basta, abbiamo morti, spenti proprio. Che palle, oh. Però li abbiamo fermati abbastanza. Ma che cazzo facciamo? Просто пиздец. Tutti russi, infatti ripeto, secondo me siamo venuti su un server russo. Fatalità. Acquittato, Gigi. Acquittato. Oh cazzo, ma vabbè, vabbè, vabbè. No, vabbè. Serio? Cioè, serio? Che cazzo di azione è stata questa? Un ninja. Vaffanculo. Ma puoi ricaricare in piedi? Dopo un bordello che hai fatto. Vabbè, ti sei cagato sotto. Però 193, amico mio di livello. Ma sta... Mettiti giù, cara. A parte che l'hai mancato 193. Ma poi che stai in panico. Panic shot totale. Però manca a far così, amico mio. Vabbè. Che cazzo? Che cazzo? My friendo, pipiri, pipiri. MP5 o Asval. L'Asval però, ripeto, c'è una precisione che fa cagare. Non che l'MP5 sia meglio, eh. Sia chiaro ciò. Rate. Finisce in culo. Tactical Eagle. Aumenta la penetrazione però. Attenzione. Come on!
così. E vabbè, nel fumogeno. Io pure scemo che continua a sparare, però speravo non mi vedesse. Ma io l'ho colpito a quello? Non ho tenuto il conto delle kill, maledizione, 719. Non lo sapremo mai se l'ho colpito quello. Prego Dio di sì, ma non so. A parte che il danno... me lo sogno. E Azia, però temo che fai una brutta fine. Sei pazzo! È pazzo questo! Però non male. In realtà non male. Occhio sì, se te lo fanno saltare per aria. Vai, abbiamo tutto il Mossad che gioca con noi. È il mio Mossad. Ragazzi, però, io... boh. E c'ho anche la penetrazione alta con questa svaldiminchia. Cioè, la penetrazione è quasi al massimo, ma non è vero mai un cazzo. Non è vero una cippa. A quanto pare non è vero proprio una cippa. Vabbè. 20 secondi di coso. Di respawn. Meglio di 30, indubbiamente, però... due coglioni. Mamma mia, si è cagato sotto questo. Bravo, Azia. Ve lo fa anch'io il giretto che ha fatto lui. È piuttosto geniale. Mi sono rotto il cazzo però che passano 7000 persone, alle altre mi dicono un cazzo e a me subito. Io continuo a sparare poi sempre su di loro, il mirino era giusto, era precisissimo. Stavo messo preciso sulla sua cazzo di testa di merda e non è andato. Asval è veramente una merda su questo gioco, è incredibile. In maniera insensata è una merda, anche perché, voglio dire... potrebbe essere un'arma di Cristo, ma a quanto pare... no! Perché passata a destra, fumogeno no, è un suicidio. Questa cosa non l'ho capito. Sono morte 4 persone, ma ancora non è da banda di rigenerazione. Allora vai a quel paese. Riuscirò a fare un metro? Affanculo, ragazzi, però dai, su, affanculo, cazzo. Che palle, dai, che palle. Vabbè. Che coglioni, dai, gli ho sparato bene, però. Madonna, sto Asval è una merda, però, cazzo. Finisce troppo in fretta i colpi, maledizione. Ho toccato il grilletto per un secondo. Troppi colpi, spara in fretta e troppi ce ne vogliono per uccidere su sto gioco. Non è possibile. Non shotta un cazzo. Ma poi con la penetrazione che c'ha dovrebbe penetrare la cazzo di classe 3, porca miseria. Ma porco cane, che sfiga.
Cioè, capite però il disagio di quest'arma. Ha un radio esageratamente elevato per fare un cazzo. Questo è fondamentalmente. A grandi linee questo è. Cioè, voglio capire, la penetrazione è un dato che su questo gioco serve per cosa? Per gli oggetti o per le armature? Perché se per le armature, allora non c'ha senso che tu me lo metti. Non c'è un cazzo di senso che tu me lo metti. Mettimi il danno, me lo unifichi. Non ha senso. Se per gli oggetti non è vero mai, visto che io ho sparato attraverso il coso, ho la penetrazione quasi al massimo e non è passato mezzo colpo. Quindi non è vero mai. Quindi sto cercando di capire effettivamente a cosa serva. 13-1-3 comunque, me lo devo ricordare, porca miseria. Comunque 13 kill, insomma. Mi serve da capire quanto stanno effettivamente. Devo sparare veramente troppi colpi per uccidere. C'è quel cristiano che stava correndo, ma... Perché devo sparare 4 colpi per ammazzarlo? Cioè, muori e basta, amico mio. Con tutto il bene che ti voglio. L'ho mancato di... Sapete che vuol dire un culo? Porca troia. Vabbè. Che pirla. Mancavo di un soffio. Se soffiavo... I miei riflessi da gatto in calore. Morto. Che fastidio. Quando passi vicino alle persone è veramente una delle sensazioni più fastidiose che io abbia mai provato in un videogioco. Veramente. E urta. Perché sembra che stai laggando. E quando laghi bestemmi. Ecco, guarda, guarda che fastidio. Non ditemi se è normale. Dio solo sa perché. Vabbè, stanno ovunque però, porca troia, e su. A destra, a sinistra, a fanculo stanno ovunque. Dai, c'hanno... Loro sono arrivati all'ultima bandiera però, che pippe in culo che siamo. Che palle, che palle. C'è un signore con un fucile con un cuore. No, l'asfalt non lo uso più. Non si conface al mio modo di giocare, è veramente una merda. Sputtana troppi pochi colpi. Troppi colpi, scusa, sputtana. Non fanno danno, non penetrano un cazzo e con una precisione di merda. Il che si riduce al fatto che tu sprecherai sempre tutti i colpi che hai. Non c'è altra soluzione di continuità.
Cioè, ragazzi, ho hittato tutti, non è morto nessuno. È morto solo quella stronza lì, ma dopo 2000 colpi. Non ha senso quest'arma. Cioè, non ha senso fare un'arma che non ammazza su un gioco del genere. Non ha un cazzo di senso. Perché non ha vantaggi se non il rateo. E che non so se quanto sia un vantaggio. Non ha senso. È proprio un'arma inutile. Cioè, su carta la daranno anche meglio delle altre qua, ma non è vero. Non è vero. Il calibro dice è più grosso e non è vero, comunque non fa un cazzo di danno. Il fire rate è esageratamente alto. La penetrazione non è vera, perché non penetri una sega, non penetri. È veramente inutile come arma. Supervisore o lo usi con la security o con gli insurgents, non ha senso. Non ha senso, perché ha delle armi del cazzo, a meno che non te la vuoi giocare di pompa. Ma se no non ha senso. Piuttosto mi faccio una pistola moddata, guarda la prossima. Amico mio però. Ah, l'ha colpito, capirai. Desinca, allora siamo freschi. Ma non ce la faccio. Vabbè. È andata in bacca, raga. Niente. Mila esperienza però, buono, doppi XP funzionano. Ragazzotti, io vi saluto, vi rimando a pomeriggio dove faremo Tarkov. Probabilmente starterò la live, penso e spero, tra le 4 e mezza e le 5. Se riesco anche prima, ma tanto se mi metto o la storia su Instagram o comunque vedete la notifica. Per cui, ragazzotti belli, è stato un piacere, comunque è stato molto molto divertente tornare su Insurgency, molto molto carino, molto bello, quindi spero di ritornare in gran carriera a portarlo. E grazie a tutti per essere passati, buon pranzo, visto che comunque è ora di pranzo, anch'io mi dirigo a pranzare. Grazie mille ancora ragazzi a tutti, anche a chi se le ripesca in past broadcast, la live, e buon pomeriggio per chi non ci becchiamo dopo. Buona giornata ragazzotti belli, ciao a tutti, un bacione.